Ma l'esito sorteggio è stato accolto come una. Io credo che sia un'opportunità. Credo che sia un'opportunità da saper cogliere, però. E quindi adesso azzerato il tutto, bisogna cercare di partire, c'è poco margine d'errore, quindi incontriamo una squadra che è stata l'ultima nostra partita, fra l'altro. Il primo tempo non giocato bene, anzi per nulla, quindi deve essere un motivo anche di forza, di energia, perché bisogna passare da lì se vogliamo andare avanti e conquistare il passaggio successivo. Quindi è un'opportunità che va saputa vivere anche con leggerezza, ma con molta determinazione nell'affrontare la partita. Sono 180 minuti, questa è la prima gara, domani dobbiamo essere preparati sia mentalmente che come atteggiamento. Noi abbiamo visto che siamo una squadra che se siamo aggressivi, compatti, vicini di reparto, abbiamo messo in difficoltà tutti. Quando non facciamo queste cose qua, soffriamo, e questo è un dato di fatto. Quindi dipende molto dal nostro atteggiamento. Ma ci siamo rivisti un po' tutte le partite che abbiamo fatto contro di loro, nostre, quindi il confronto diretto e vedere dove loro, come si comportano come squadra, anche in questi playoff che hanno già iniziato. Quindi abbiamo esaminato insieme, visto nei 2 giorni poi che abbiamo avuto il tempo e abbiamo preparato. Ora io credo che è l'interpretazione, questa è quando si vuole cogliere qualcosa, si vuole quel qualcosa di in più che non è solo tattica ma anche determinazione proprio nell'affrontare, nell'andare a prendere la partita. Però sono 2 partite, sono i primi 90 minuti si giocano domani e poi c'è il ritorno. Quindi vanno anche saputi vivere e poi vediamo la prossima partita. Silvestri non sarà con noi, neanche chi non viene nemmeno ci da sole, sono loro due che portiamo con noi i Visconti che rientra da. E poi, ecco, a parte questi due vengono tutti. Giocatori. Domanda da 1 miliardo di dollari. Come Un si vivono però? miliardo. Io credo che bisogna saperli vivere. Vivere vuol dire vivere anche a livello carattere della partita, quindi bisogna essere scaltri, essere squadra soprattutto, giocare da squadra, giocare sempre da squadra, aiutarsi, sapersi districare nei momenti, avere pazienza, avere determinazione nelle situazioni quando si va a fare determinate cose, non perdere la testa mai. Quindi sono tutte componenti che racchiudono, è come quando sono le finali, no? Mi è capitato spesso di farne, bisogna saperle anche vivere, però bisogna saperle vivere di gruppo. Poi bisogna anche sfruttare il fattore tecnico nostro, la nostra forza, perché bisogna avere consapevolezza, bisogna sempre avere autostima, però va sempre dimostrata la cosa. E appunto noi abbiamo, nell'ultima lettura, un insegnamento l'abbiamo avuto. Che se giochiamo non bene, i risultati non li facciamo. Noi giochiamo, vinciamo se facciamo, abbiamo l'atteggiamento giusto. Quindi bisogna averlo e prepararsi in questo in maniera forte. È vero, siamo stati fino a 5-6 giornate fa, penso, fine del campionato eravamo la miglior difesa, poi le ultime partite ma non per il fatto difensivo, proprio come atteggiamento di squadra, forse siamo un po', soprattutto ha inciso molto l'ultima partita perché 4 gol non l'avevamo mai presi, quindi. Però bisogna fare meglio la fase in un possesso con tutta la squadra. Perché noi non possiamo, come tutte le squadre, non possiamo concedere più giocatori, quindi come si finisce bisogna essere organizzati e pronti a aiutare la fase difensiva. Questo sì, abbiamo lavorato anche su questo. Ecco, da un punto di vista proprio morale, e caricarvi mentale, come l'avete preso questo sorteggio?
È un passaggio obbligatorio, se vogliamo andare avanti, quindi io credo che l'avversario che potesse capitare non è che facevamo delle distinzioni. Questo per noi, io lo prendo come un'opportunità da dover tramutare in rivincita, ma deve essere, è perché è un passaggio più che rivincita, è un passaggio che dobbiamo fare, quindi bisogna prepararci bene, bisogna fare, sappiamo contro chi giochiamo, con che tipo di squadra giochiamo, che effettivamente i numeri dicono questo, quindi noi siamo consci di questo, dobbiamo fare qualcosa più del normale e quindi deve essere un motivo di avere, come si può chiamare, grinta, determinazione, chiamiamola così. Queste componenti qua. E dice il Cosenza? Sì, il Cosenza o la... Ah, penso, sì, aveva fatto un 4-3 perché ha alzato Operare, Tutino e Perez. Sì. Può essere che sia un'opzione, poi dopo è tornata, dopo poco è tornato al 3-5-2. Al 3-5-2, sì. Sono situazioni di lettura, ma poi a volte dipende anche come utilizzi i giocatori, come risposte, per esempio questi giocatori ne può alzare uno e può diventare un 3-4-3. Sono situazioni che vanno, si prende in considerazione anche questa opportunità da parte loro, non è chiaro? Però ecco, hanno certe caratteristiche indipendentemente dal modulo che hanno ben chiare loro, quindi su quello abbiamo lavorato. Poi come principio, poi se la ci può essere la sorpresa che giochino questo sistema di gioco qua. È indicativa, però poi c'è un'altra possibilità, però è indicativa, chiaramente, è una partita, come ho detto, sono come se fosse una partita divisa in due, sono 45-45, però qui sono 95 o 95 che siano, sono 180 minuti e quindi bisogna tenerne conto che abbiamo un piccolo vantaggio, però mentalmente lo sai, però non puoi essere così, come dire, calcolatore, no? Non è così, il calcio non è così. Il calcio va, come ho detto prima, noi siamo una squadra che abbiamo delle caratteristiche e dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche perché sennò rischiamo di non fare quello che sappiamo fare e non va bene. Una contraddizione in termini. Sì. Ferretti potrebbe essere l'arma segreta del Napoli in questi playoff. Se ne ha già parlato di questo, no? Il ragazzo che è chiaro che... Alla luce anche dei progressi che avrà fatto, credo, in sede di preparazione. Sì, però questi ragazzi, ripeto, quando vengono infortuni così importanti ci vorrebbe anche una partita per testarli, no? Nei 90 minuti, però il ragazzo sta allenando molto bene, quindi cercheremo di utilizzare, però è entrato anche Polidori che era stato fuori fino a poco tempo fa, anche Campagnacci adesso ha preso un po' di minutaggio, quindi abbiamo diverse soluzioni nella gestione della partita. Fra questi c'è anche Ferretti, chiaramente. Data la prestazione, certo, non è che ne abbiamo parlato, ma risolverla, cioè le parole bisogna risolverla, bisogna mettere in campo quel qualcosa che non abbiamo fatto a Cosenza, un atteggiamento. Quindi questo è stato rimarcato, ci siamo rivisti il primo tempo, tutto di fila, senza commentare la partita, guardandola, noi, tra di noi, capendo dove, cosa abbiamo fatto di sbagliato. E questo penso che sia, facendolo vedere uno prende atto, no, delle situazioni. E quindi su quello penso che sia già un lavoro. Adesso sappiamo cosa non dobbiamo fare, bisogna fare tutto l'opposto di quello che abbiamo fatto. Non nascondo che però, però dico, io parlo sempre del 45esimo, poi dopo c'è stato un secondo tempo che era molto diverso, molto, non totalmente, ma molto. Non bisogna neanche minimamente. Ah, certo, non bisogna, succede, cioè, però non è che è automatico, succede anche a livelli importanti queste situazioni, non è che succede solo a noi, però a noi non deve succedere perché abbiamo pagato già il dazio, cioè, abbiamo già dato, e quindi adesso bisogna pensare che
per raggiungere un traguardo importante non si può, se vogliamo raggiungere qualcosa bisogna perlomeno avere un atteggiamento totalmente diverso, poi il risultato non si sa qual è, però bisogna avere un atteggiamento totalmente diverso. Professionale o no? No, toscano come me, ci conosciamo, non c'entra niente Braga, è un dato di fatto, sono numeri, quest'anno è stata così, ma è una cosa che non, se fosse una cosa personale mi interesserebbe poco, mi interessa che la nostra squadra abbia, tiri fuori le qualità che c'ha, il massimo di quello che c'ha, questo voglio che facciamo in queste due partite. Tutino è quello che ci ha fatto gol, è quello che ci ha fatto tre gol, ma adesso basta, no? Ha già dato anche lui. No, il ragazzo è da un po' che va avanti con dei piccoli problemini, però ha sempre stretto denti, ma lo fa da mesi. E poi arriva a un certo punto che purtroppo puoi pagare questo, perché poi scompensi. Però lui è da tanto che va sopra il dolore e dopo alla fine rischi di pagarlo, no? Però per eccesso, non per difetto, non si è mai tirato indietro e si è sempre stato lì perché voleva esserci, però lui, ripeto, è uno che ha fatto un grande campionato, ma i problemini a una caviglia un bel poco ce li ha e questo gli porta... ha i problemi da un po' che ce l'ha, però lui, nonostante che ha problemi, ha sempre allenato, ha sempre giocato, poi alla fine lo paghi, in una stagione lo paghi questo dazio, no? Ora è un problema che spero che per mercoledì torni a disposizione, me lo auguro. No, da lì ha avuto un problema alla dottore. È tutto un... di seguirci, di starci vicino, di pensare positivo, di aiutare la squadra e di combattere insieme a noi questa sfida, perché noi ci vorremmo, perché poi se lo facciamo noi lo facciamo per noi stessi e basta, lo facciamo per tutto, per tutte le persone che ci seguono e loro, e se è importante che noi ce l'abbiamo vicini, li sentiamo vicini. So che a Cosenza verranno in tanti, ma mi auguro di vederne anche tanti a Trapani per ritorno, ma non solo in questa più due partite. Mi auguro, certo. Però averli vicino è importante. Mister, dopo che torna la partita di domani, dopo averla affrontato tre volte questa squadra, sì. Ecco, ormai la conosce abbastanza bene. Quali, se fatto, già preso uno di quelle che potrebbero essere i punti deboli dove poterli, diciamo, attaccare e quindi finalmente sconfiggerli. E quindi lavorando in questo senso. L'ho detto prima, si è lavorato rivedendo le partite nostre, quindi analizzandole insieme e riportando quello che abbiamo visto sul campo. Quindi abbiamo lavorato su queste cose. Magari questa alta, ma quello poi dopo il discorso tattico, però dico, l'abbiamo visto e l'abbiamo lavorato. Perché effettivamente sono No, può darsi che se lo dicono, io penso lo dicono perché lo pensano, almeno se io dico che una è favorita, perché penso che insomma, il campionato ha detto questo, il nostro girone ha detto questo, le tre squadre che hanno fatto un po' un campionato diverso dalle altre, insomma queste qua, una è andata in B e le altre due siamo noi il Catania.